Andiamo con la macchina mia, passiamo a prendere mia moglie. Ma cos'hai? Niente. Vabbè, mi pareva. Adua! Sera su tutto, chiudi, ci vediamo lunedì. Va bene, professor, buona domenica. Ma cosa dica? Ma niente, niente. Ma come niente? Ma mi lo capisco. Dica una faccia, andiamo a una festa, sa, mica un funerale. Giacinto. Sì? Giacinto, oltre che all'amico, al medico che mi rivolgo. Ah, certo, caro, dimmi. Giacinto. Dai, parlano! Giacinto. Ma dimmi su! Andiamo! Non son più un uomo. E da quando? Mi ricordo neanche più. Un anno, 8, 9 mesi, non so. Ma perché non ti sei venuto prima? Comunque non fare una tragedia, sa? Può essere una roba da niente, sì, insomma. Facilmente rimediabile. Però dico, un anno. Rimediabile. Ah, stasera non starò a pensare. Stasera pensiamo a divertirsi. Ma mi sono disperato. Lunedì ti vieni a trovarmi e mi te faccio una bella visitina. Scusami, ma non mi pare il momento, però. Scusa. Sì, sì, ti hai ragione, scusi, mi dici. Ma ti devi darmi atto che la cosa l'ha calciolato comico. Ma ti scusa, con tua moglie, come ti tira cavi? Ippolita. Tu la conosci? I primi tempi accettava di accoppiarsi con me solo nei giorni fecondi. Poi neanche più in quelli, per fortuna del resto. Con lei non ho più rapporti coniugali da circa 4 anni. Tanti sei. Ma ne avevo di extra coniugali, vacca d'un porco. Notte tagliamo la corda, che sei un posto nuovo con spogliarello, femo l'alba. Eccomi qua. Ah, eccola. Ciao tesoro, chi c'è con te? Un Gasparini. Tu, coniglietto. Buonasera. Ciao. Come sta? La coprimo sta roba, ciò. Ma ben che parlo non conta niente. Giacinto, senti. Guarda.